Un giorno che mi aggiravo per il pavano antico, travestito da bestia, onde inosservato meglio osservare le misteriosità del mondo, e il sole era color mela renetta, ed ero molto innamorato di una donna, il cui nome mai rivelerò, sono giunto in riva alla Fossona, e mentre immobile stavo contemplando le acque, sorse improvvisamente un pesce dalla testa quasi umana, il cui corpo era cavo color del rame. Beh, raccontami tre momenti della tua vita di poeta, di artista che ti rimangono più in mente, che secondo te sono importanti per la tua vita. Cosa Beh, ti viene prima in che mi viene mente? in mente che sono andato a trovare, quando avevo 18 anni, Alfonso Gatto a Milano, da Parma, sono andato in autostop, che mi piacevano le sue poesie così. E avevo un quadernetto, gli avevo fatto anche vedere, e lui mi disse: ma guardi, la cosa importante è copiare, ricopiare, riscrivere, ricopiare, riscrivere. Ed è un insegnamento che mi sono tenuto dentro tanto, proprio tanto, mi è servito tanto perché è un artigianato la scrittura, è un artigianato. Poi un'altra volta Calvino a Torino, non so se sono momenti importanti per la mia vita, che sono stati tanti momenti, ma che eravamo lì a mangiare insieme e mi dicevo: guarda che il lavoro è come quello che fa un mobile, deve incastrare dei pezzi, capito? Come fare un mobile, fare un mobile, fare un mobile. E lì sul momento non avevo ben chiaro, ma è proprio che devi continuamente incidere, inserire, mettere, togliere, se questo lavorio. E un'altra volta che quando abbiamo finito il cavallo a Trieste ed eravamo pronti a partire con Vittorio, Pensi e gli altri, eravamo pronti ad andare via e c'è stata una grande assemblea di tutti, matti, non matti, di quelli che avevano lavorato al cavallo, i medici, una marea di gente lì e c'era Franco Basaglia. Così. E noi andavamo via, però era chiaro che avevamo messo fin dall'inizio la fine. Quando guardate, fra 2 mesi noi andiamo via. E non c'era nostalgia, avevamo finito il lavoro. È importante in un lavoro mettere la fine nell'inizio, se no restano le braci della fine che ti bruciano, no? E una ragazza lobotomizzata che aveva lavorato con noi, a un certo punto noi discutevamo cosa faranno in futuro, un'assemblea, si mette a urlare. Cosa volesse dire non lo so, forse voleva dire mi dispiace che andiate via, chissà cosa voleva dire. Allora io dentro di me ho detto: ma speriamo che qualcuno la porti fuori in maniera che possiamo continuare l'assemblea. Dentro di me avrei fatto così io. E invece Franco Basaglia dice: adesso dobbiamo ascoltare lei. Ecco, questa è stata una roba per me sconvolgente. Ho visto il maestro in quel momento che dice: no, lei sta dicendo la sua, l'ascoltiamo. Senti, un ricordo del gorilla quadrumano, invece quello che ti rimane più impresso? È la continua avventura dentro un pater magico e mitico, dentro l'alter noi, selvaggio, selvaggio che si rincivilisce ma che a un certo punto decide di tornare nel bosco per tornare a regnare insieme alle fiere. Ed è l'insegnamento che io ho voluto fosse quello di quell'esperienza. Il gorilla l'abbiamo messo in un bosco. E solo quelli che hanno lavorato, che sono stati gorilli, sanno dove l'abbiamo messo. Ma perché gli animali sono così importanti nel tuo immaginario? Non lo so.
Non lo so. Sempre. Forse perché quando ero piccolissimo, può darsi, mio padre portò me e mio fratello a vedere un film di giungla in cui c'erano le belve. E ci siamo svegliati di notte urlando, tutti e due in piedi sul letto, terrorizzati, gridando le bestie, le bestie, le bestie. Non lo so. E senti, il pavano antico che cos'è? È un'area mitica. Quella dove vive Nane Occa. È un'area mitica, corrisponde a un terreno preciso e corrisponde un po' anche a quello che descrive Ruzzante nella lettera al Cornaro, cioè quando parla dell'armonia fra Pavan e Pava, fra città e campagna, e descrive il paradiso pavano antico, che non è più un luogo etnico, è il paradiso terrestre. È il paradiso, l'immagine un po' greco anche, no? È il mondo dell'età dell'oro. Ecco, il pavano antico è questo mondo in cui un personaggio magico, Nane Occa, si muove e intorno a lui ci sono i personaggi di una mitologia magico-fantastica. Ecco, è un luogo che riguarda le mie, anche le mie, diciamo, il mio substrato, riguarda la letteratura veneta, se vuoi, riguarda quel mondo che dai Mariazzi arriva. Ecco, appunto, questo è il rapporto tra letteratura e teatro che è presente in te. Come lo si può sottolineare? Ma io credo che sia una spartizione, non so perché ci sia. Non c'è in Goethe, non c'è in Shakespeare, non c'è. Shakespeare scrive i sonetti, scrive i. Parlavi dei due dei, no? Prima? Facevi un rapporto tra i due dei. Sì, le due figure, Orfeo e Dioniso. Dioniso è il capo del teatro, Orfeo è il capo nella tradizione greco-mediterranea, diciamo, e Orfeo è il capo della poesia, no? Sono due maschere, figure mai esistite, non inventate, no? Dioniso che cos'è? È la sintesi di danza, canto, musica, trance. E Orfeo è l'ammaestramento attraverso il canto, l'incantamento, quindi la potatura degli alberi, l'architettura, la costruzione delle case, l'ammansimento degli animali. Queste due figure che hanno a che fare, non sono figure della poesia astratta, sono figure della tecnica. Una riguarda il corpo, no? Il corpo che va in trance, teatro, e l'altro riguarda le tecniche agricole e di costruzione delle case e il rapporto con gli animali. Sono compenetrate per me, sono due modi dell'essere nel mondo. Tu parlavi di artigianato. E questa cosa la sapeva benissimo e la scrive nelle Baccanti in maniera precisissima, che a metà delle Baccanti si va nella pieiria e il corteo delle Baccanti sagge, non le matte di Tebe, passa dove una volta Orfeo ammansì le fiere, dice Euripide, no? E questa è la congiunzione fra teatro e poesia. Il teatro, nella sua forma di danza, danza è fecondazione, danza è far sorgere i semi, danza è far maturare l'uva, la danza del coro è questo, pestare l'uva, far fermentare. Dioniso è un fermentatore, è il fermentio insieme con Demetra del grano e lui dell'uva, no? Ma è questo far che la. Tutti i nomi di Dioniso sono nomi per metà di animali, per metà, 130 nomi, per metà sono funzioni
dell'agricoltura, la linfa che sorge su dal... Ecco, è colui che fa bene alle piante, è colui che fa star bene l'erba, è colui che fa venire bene i frutti, no? E che fa fecondare gli animali, che li fa incontrare. È l'erotismo dell'amore che fa nascere la vita, Dioniso. E si sposa con l'Orfeo, che è quello che con le tecniche introduce... Arriva un messaggero e dice: Edipo, Antigone, ho una notizia strabiliante, anzi entusiasmante. Dicono che dal pavano antico sta per arrivare Nane Oca. Edipo, Antigone, oh, Nane Oca, il magico, il figlio della fata Aura e di Celeste lo sposo, il nostro salvatore. E qui c'è un duetto di Antigone e Edipo, guardate, alla... Fred Astella, se la sono inventati loro, da morire, guarda. Omo, oh caro mondo meraviglioso, meraviglioso il mondo è, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso il mondo è. E pom, 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 entrano i personaggi. E l'ultima domanda è questa, che differenza c'è tra lo Scabie di quando aveva 40 anni e adesso che ne ha più di 80? Beh, allora tante cose non le capivo. Non avrei scritto, per esempio, un discorso sul fiore. Allora, ero molto più scatenato, più meno saggio. Il fiore è anche una meditazione su Zeami. Zeami parla dell'attore, no? Io parlo della vita e dell'ascoltare, di far fiorire. Ma tu il mondo come lo vedi? Meraviglioso, tutto sommato. Sempre. Meraviglioso, perché ha questa complessità terribile che ci può portare all'estinzione, ma è anche l'avventura dell'intelligenza che potrebbe sposarsi con l'animalità in una nuova forma quando diventassimo, come la lumaca, più saggi. E io spero che lo diventiamo. Vedo questi ragazzi che si mobilitano, vedo la vita che si interroga su... Il teatro della vita, questo, il trionfo del teatro, di corpi che dicono no, andiamo lì. Ferma, ferma, ascoltiamo la terra, ascoltiamo la casa nostra che brucia. Spero, io sono meno speranzoso, ma ti voglio bene, per cui spero, ci credo, insomma, anch'io. Grazie.